Siamo al Phonak Academy con il professor Gaetano Paludetti, direttore di otorinolaringoiatria del Policlinico Gemelli di Roma, che sta per cominciare una comunicazione sull'impianto cocleare in età anziana. Quali sono le novità che sono emerse e quali sono le nuove indicazioni in questo senso? Beh, sicuramente si sta estendendo molto l'indicazione agli impianti cocleari, non essendoci di fatto poi un limite superiore di età. Quindi anche oltre gli 80 anni si può pensare di impiantare le persone che non sentono. È chiaro che qui l'anziano è un paziente fragile, non tanto quanto il bambino, ma in un modo diverso anche lui è un paziente molto fragile. E soprattutto c'è da valutare molto bene la situazione diciamo cerebrale, le capacità cognitive delle persone anziane. E questo naturalmente influenza moltissimo anche i risultati dell'implantologia. E oggi i veri studi che si stanno approntando e che si stanno sviluppando sono proprio quelli di mettere in relazione l'eventuale effetto di una sordità profonda, quindi non protesizzabile, sull'evoluzione cognitiva dell'anziano e gli eventuali risultati che si possono ottenere invece risolvendo il problema e cercando di impiantare anche queste persone che hanno gravi deficit uditivi e hanno un'età avanzata. Ecco, rispetto alla popolazione anziana, che quindi già probabilmente fatica anche all'apparecchio acustico, qual è secondo lei la percentuale di pazienti che davvero potranno accedere a questo trattamento? Ma chiaramente quando si parla di impianti cocleari si parla sempre di una porzione molto esigua di pazienti, che però sono anche più gravi. È chiaro che si propongono gli stessi problemi che si propongono e forse anche maggiormente che con le protesi acustiche. Noi sappiamo benissimo che le persone anziane sono riluttanti anche nel mettere le protesi acustiche. E qui entrano in gioco tantissime altre situazioni, quindi le motivazioni, fondamentalmente le motivazioni del paziente. Devo dire che però diversi anziani accettano di fare questo tentativo. E dal punto di vista clinico, com'è la formazione proprio dal punto di vista tecnico specifica di chi dovrà occuparsi della riabilitazione in seguito all'intervento? Beh, questo è chiaramente un campo abbastanza aperto, perché a differenza delle altre popolazioni ci vorranno anche persone abili nel valutare le capacità cognitive, quindi non ci sarà solo la riabilitazione non riguarderà esclusivamente, saranno dei training diversi probabilmente, ma è tutto un campo in evoluzione, quindi bisogna ancora valutare quali test sono utili, quali training nuovi vorremmo utilizzare, quindi è tutto un campo molto in evoluzione. Certo, e infatti visto che le indicazioni sono anche abbastanza recenti, cosa si può sapere già sui risultati ottenuti? I risultati sono molto, ancora valutare i risultati di queste cose è molto complesso, ecco perché diciamo che per il momento, al di là dell'euforia e delle buone notizie che vengono, quello che noi ci proponiamo di fare, e noi in particolare abbiamo adesso un dottorato di ricerca proprio su questo, insieme ai neurologi, insieme agli psicologi, quindi è tutto un vasto campo che va valutato con molta attenzione. Non ultimo, è uscita la notizia qualche uno o due anni fa, che la sordità profonda o anche grave può accelerare la demenza senile. Ora questo è un'affermazione forte che naturalmente va valutata e come tale, come dite, le fughe in avanti ci sono, bisogna sempre cercare di valutare per bene i risultati. Quindi prima di parlare di risultati cerchiamo di approntare dei corretti modi di analizzare i risultati. E in Italia rispetto ad altri paesi qual è la situazione attualmente su questo tema? Ma devo dire che in Italia come sempre è intermedia, diciamo così, non siamo né il fanalino di coda né neanche i primi della fila, però devo dire che esiste ormai un cospicuo numero di pazienti anziani impiantati su cui si potrebbero fare degli studi e cosa che peraltro noi stiamo già tentando di fare coagulando più scuole, più gruppi e quindi stabilire un protocollo comune e valutare poi i risultati finali.